Siete collegati con lo stadio Velodrome. Tra poco gran galà per la Francia, campione d'Europa e del mondo, contro il resto del mondo, una selezione di giocatori importanti a capo della quale ci sarà Roberto Baggio in qualità di capitano. Quindi gran galà al Velodrome, 60.000 spettatori, stadio stracolmo, entusiasmo incontenibile, tutti pronti per la grande festa in onore della nazionale campione d'Europa. Accanto a me per la telecronaca Aldo Sereni, in attesa dell'ingresso in campo delle squadre direi di vedere subito un servizio dedicato a Roberto Baggio. Lo ha preparato il nostro Alberto Daguan, è un po' l'uomo più atteso se non altro dal pubblico italiano, anche perché questa sera è lui la star che rappresenta il calcio italiano insieme a Ciro Ferrara, ed è davvero paradossale pensare che si tratti di un giocatore in pratica disoccupato. Sentiamo il servizio di Alberto Daguan. Il calciatore italiano più famoso del mondo ora è il disoccupato più famoso del mondo. A 33 anni la storia di Roberto Baggio è un bivio, perché tutti dicono che è assurdo che uno come lui resti senza squadra. Intanto il campione di Caldogno è prigioniero della sua quotazione, del suo ingaggio e della sua grandezza. Reggio Calabria lo vuole, una passione non ricambiata. In Giappone e Inghilterra farebbero follie per lui, ma Baggio non vuole allontanarsi da casa. Per contro le squadre a lui gradite rispondono con un certo imbarazzo. Grazie, lusingati, ma siamo già al completo. L'ennesimo capitolo di una vita mai facile. Una carriera costellata di trionfi e incomprensioni in egual misura. Una lunga galleria di polemiche cominciata 10 anni fa. Baggio passa dalla Fiorentina alla Juventus, vince Pallone d'Oro, Scudetto e Coppa UEFA, ma i tifosi bianconeri non gli perdonano il suo amore per il colore viola e non lo aiutano le frasi taglienti dei due juventini più famosi. Per l'avvocato Agnelli è un coniglio bagnato, per Michel Platini un 9,5. Né carne né pesce, insomma. Allora nel 95 cambia aria, ma al Milan le cose non vanno meglio. Il suo ruolo resta un problema irrisolto, Capello lo sostituisce la bellezza di 17 volte in una stagione, Tabarez non gli concede più spazio del suo predecessore e con Sacchi siamo alla guerra fredda, anche perché i rapporti con l'ex commissario tecnico della Nazionale si erano già guastati ai mondiali del 94. Tutto comincia con la famigerata sostituzione in Italia-Norvegia. La frase "ma è impazzito" fa il giro del mondo e diventa famosa come il codino. E nel 97 tocca all'allievo prediletto di Sacchi dargli un altro dispiacere. Ancelotti blocca il suo trasferimento al Parma e allora Baggio va a Bologna, ma anche con Olivieri passa una stagione movimentata, tanto che alla vigilia di Bologna-Juve abbandona il ritiro. Si arriva così all'ultimo duello, quello con Lippi. Baggio chiude con l'Inter non prima di essersi congedato con una doppietta al Parma nello spareggio per la Champions League. Dopodiché, mentre gli altri sono già in pista, è costretto ad allenarsi per conto suo e a segnare gol solo per beneficenza, come un ex qualsiasi. Ma Roberto Baggio pensa ancora in grande. Il suo obiettivo, anzi il suo chiodo fisso, sono i mondiali 2002, anche perché proprio in azzurro ha trovato la sua consacrazione. 90-94-98, ecco la raccolta delle sue perle mondiali. Ecco perché Roberto Baggio è il calciatore italiano più famoso del mondo. Un campione dalle sette vite che resuscita tutte le volte che viene dato per finito. L'unico che può tornare a battere il rigore sbagliato a Pasadena. Una testa dura, pronta a vincere anche l'ultima scommessa. Bene, bello il servizio di Alberto Daguanno. Ho un fastidioso ritorno in cuffia, ecco qua, l'abbiamo eliminato subito. Benissimo, dicevo, bello il servizio di Alberto Daguanno. D'altra parte Baggio un po' l'uomo più atteso da moltissimi tifosi italiani, ma non solo, perché è stato il leader indiscusso della formazione del resto del mondo. In questo pre-partita è stato il personaggio più ricercato dai cacciatori d'autografi, ma anche dai dirigenti della FIFA che si sono incontrati con lui proprio nel pomeriggio in albergo. C'è grande attesa anche da parte sua per questa partita, che potrebbe così rappresentare una sorta di vetrina
per lui importante, e mi rivolgo ad Aldo Serena. C'è una grande occasione per Roberto Baggio questa sera, si è preparato con puntiglio, si è allenato da solo, e questo non è facile stare ai margini del grande calcio quando si è stati protagonisti per tanti anni. Io penso che però abbia tanta voglia di far bene, perché io credo che Roberto Baggio abbia tanta voglia di giocare ancora e cerchi e aspetti una squadra, una grande squadra che gli permetta ancora di far vedere le grandi cose che ha fatto in passato. Intanto avete già visto alcuni dei protagonisti di questa magica serata, naturalmente la Francia campione d'Europa, con tante nostre conoscenze. Qui vedete Anelka, e qui uno dei grandi personaggi della serata, Deschamps, che non ha ancora deciso quello che sarà il suo futuro in nazionale. La Francia ha in programma un'altra amichevole di prestigio il 2 settembre contro l'Inghilterra. Quella data Deschamps deciderà se continuare fine mondiale 2002 o meno. Ha già deciso invece Blanc, qui vedete con Zidane, altro dei senatori di questa nazionale. Blanc invece ha deciso basta, questa è la sua penultima partita. Giocherà anche quella del 2 settembre, altra grande festa in onore dei campioni d'Europa, e poi smetterà a quota 97 presenze. Quindi una serata importante per i due senatori, il capitano Deschamps e le président Blanc. Sì, soprattutto due giocatori che hanno militato nel campionato italiano, militano ancora, quindi io penso che il nostro campionato abbia dato una mano ai tanti francesi campioni d'Europa e del mondo a crescere nella loro continua ascesa. Allora si avvicina un momento particolarmente emozionante, quello dell'inno nazionale francese, della Marsigliese. Qui si gioca naturalmente in una delle case preferite della nazionale, dopo Parigi senz'altro è Marsiglia lo stadio più legato anche alla presenza di molti bambini, anche perché l'incasso verrà devoluto completamente a SOS Children's Village, un'organizzazione mondiale per l'infanzia abbandonata. È un'organizzazione legata all'UNICEF, e quindi l'incasso andrà interamente devoluto appunto a questa organizzazione, un'organizzazione della quale fanno parte tantissimi testimonial, giocatori importanti, soprattutto in Francia. Qui l'ambasciatore è Pires, l'inno nazionale francese. Atmosfera al Velodrome di Marsiglia, e certo che molti tifosi italiani, molti protagonisti, giocatori italiani, Zoff stesso, vedendo queste immagini sarà riandato col pensiero inevitabilmente, Aldo, a quella finale persa in quel modo incredibile. E d'altra parte l'avevamo quasi in mano quella coppa, l'abbiamo persa proprio, io sono convinto, perché oramai le forze erano mancate, non c'erano più un giorno in più di fatica, e contato molto. Qui vediamo alcuni dei protagonisti, forse sono stati inseriti proprio quelli che cominceranno la partita in ordine numerico nella formazione del resto del mondo. Ci sarà Kopke tra i pali, poi Kufur, Aldair, Dunga, Winter, Su, nazionale cinese, Baggio naturalmente, Nakata, Nyanka, Song e Taribo West. Questi cominceranno, ma tanti altri ce ne sono poi, e probabilmente li vedremo all'opera nel secondo tempo, mentre come detto nella Francia non dovrebbero esserci più di 5 cambi. Questi gli uomini che cominceranno: Barthez, poi Candela, Lissarazu, Blanc, Deschamps, Desailly, Zidane, Henry, Petit, Trezeguet, Dugarry. Di fatto mancano 3 titolari o presunti tali rispetto alla formazione che ha giocato di più all'europeo, cioè Thuram, che ha giocato sicuramente più di Candela, Anelka, che ha giocato anche se poi non la finale più di Trezeguet, e Vieira, che ha giocato più di Petit. E sicuramente Vieira è stata la sorpresa di questa nazionale francese agli europei, un giocatore che è migliorato molto sotto l'aspetto atletico ma anche di personalità, ha fatto vedere grandi cose, rapido nel mezzo, ha una buona visione di gioco, geometrie, è un giocatore che si è migliorato tantissimo all'Arsenal. Allora, quasi tutto pronto per l'inizio, non dimentichiamo che c'è anche Ciro Ferrara a rappresentare il calcio italiano, non soltanto Roberto Baggio, come vedete. Un riconoscimento importante, Aldo, anche per Ciro.
grande la sua stagione, ha vinto scudetti, ha vinto coppe europee, è sempre stato un esempio di serietà e anche di correttezza, pur essendo un difensore arcigno, duro, non è mai stato cattivo, quindi io sono contento per Ciro che si è in mezzo ai tanti campioni che questa sera ci faranno vedere, io spero, un grande spettacolo. Si è detto particolarmente onorato per la convocazione Ciro Ferrara, e intanto qui vedete c'è atmosfera scherzosa sulla panchina della nazionale francese. Come detto, è una serata particolare di festa per tutti, in particolare per Laurent Blanc, per Didier Deschamps, i due senatori. Zidane qui gioca in casa perché è nato a Marsiglia, nel quartiere della Castellana, non lontano qui dal Velodrome, è un vero e proprio idolo. E le voci di corridoio in ambiente FIFA dicono che sarà proprio lui a vincere il pallone d'oro del 2000. Potrebbe bissare il successo del 98, staremo a vedere. Intanto prepariamoci a vivere una partita sicuramente divertente. A Marsiglia la serata è calda ma non caldissima, il terreno sembra in buone condizioni, il campionato in Francia è già ricominciato da 3 giornate, c'è già grande entusiasmo. Qui vedete anche la terna arbitrale diretta da Mohamed Ghezaz, marocchino. Come detto, tutto esaurito al Velodrome, sono presenti circa 60.000 spettatori per far festa ai campioni d'Europa. È un bel terreno di gioco sicuramente, ma è stato bagnato in precedenza, quindi potrebbe anche essere un po' scivoloso. C'è anche a bordo campo, dovrebbe dare il calcio d'inizio simbolico anche Jean-Pierre Papin, che qui è altro idolo del calcio marsigliese. Vedremo se sarà così o se invece si comincerà, anche perché siamo un po' in ritardo rispetto alle previsioni. Deschamps e Roberto Baggio, un ruolo importante, Baggio, capitano della selezione del resto del mondo. E d'altra parte è il giocatore che è più rappresentativo, conosciuto in tutto il mondo, pallone d'oro. Io sono convinto che questa sera sia molto determinato, giocherà con molta voglia e ha voglia di farsi vedere, di trovare una squadra che è del suo livello, quindi un livello altissimo. Ho parlato con lui poco fa, mi ha detto che non è stato bene purtroppo nelle ultime 48 ore, ha avuto un po' di otite, quindi si è sottoposto ad una cura di antibiotici, ma non poteva, non voleva mancare assolutamente a questa partita. E naturalmente è regolarmente in campo alla guida della selezione del resto del mondo. Come preannunciato, eccolo qua, viene rispettato il programma, Jean-Pierre Papin con una delle sue 5 figlie, Aurélie, bellissima, e Jean-Pierre Papin, nominato sorta di calciatore marsigliese del secolo, entra in campo, come vedete, tra gli applausi di un pubblico che non lo ha dimenticato. Sì, ho giocato con lui al Milan, un grande professionista, impavido, non aveva mai paura di nulla, vive qui vicino a Aix-en-Provence e quindi è di casa. E il calcio d'inizio è proprio nella piccola Aurélie, bellissimo. Spera di diventare allenatore, sta facendo un corso, Jean-Pierre Papin ha detto che il suo modello sarà Fabio Capello, il miglior allenatore che lui abbia mai avuto, dal quale ha imparato tutto. Ha avuto parole di elogio anche per Trapattoni, ma insomma ha messo Capello sul piedistallo. Allora, sembra quasi tutto pronto per l'inizio di questa grande partita, festa anche per Papin. Si comincia con la Francia da sinistra a destra dei vostri teleschermi, maglia blu naturalmente. Allora in campo c'è Henry, vi ricordo ancora Barthez tra i pali, poi Candela, Blanc, Desailly, Sarrazou. Si comincia Deschamps, Petit, Zidane, Dugarry, Henry, Trezeguet. Rispondono Kopke, portiere tedesco che ha giocato tra l'altro qui a Marsiglia, poi Kufur, West, Aldair, Song, Nianka, poi Dunga, Nakata, Winter, Baggio e il cinese Su, che dovrebbe guidare l'attacco. Staremo a vedere. Vediamo anche la disposizione. Sì, è Candela che gioca a destra come previsto, Blanc, Desailly centrali, Lissarazu a sinistra. Con un Henry a sinistra che parte subito. Scatenato Henry, punta l'avversario, va al tiro, c'è una deviazione, primi applausi per lui. E d'altra parte a campo aperto è imprendibile, e Henry quando riesce a lavorare con le sue lunghe leve ad alte frequenze non ce n'è per nessuno, parte e non lo si prende più. Grande protagonista Henry, sia mondiale sia all'europeo. Esiste la Francia. E Nakata che prova a ripartire. C'è addirittura però una bozza di pressing in questo avvio nella nazionale francese, decisa, come detto, a far bella figura, a prendere sul serio la partita. L'ha detto Deschamps, lo ha precisato
subito alla vigilia di questa partita, quando si gioca con la nazionale non c'è possibilità di non pensare al risultato. Roberto Baggio che si gioca secondo me una grande fetta quest'anno in questa grande partita, gioca da seconda punta, davanti a Su può spaziare, può andare anche a prendere palloni a centrocampo come è sua consuetudine fare, e quindi è nelle condizioni migliori per vedere le sue grandi qualità tecniche. Avete visto anche Song, ex della Salernitana, questo del Liverpool. Lanci davanti verso Su, ma Desailly fa buona guardia. Chiaro che è anche diverso il livello di preparazione di molti giocatori in campo, per esempio Desailly, che gioca nel Chelsea, ha già ripreso l'attività. Qualche giorno fa proprio la squadra di Vialli ha vinto Charity Shield contro il Manchester, e quindi è più avanti, così come i francesi. Dugarry, per esempio, che è già la terza di campionato, viene un po' beccato dal pubblico. Dugarry si è avuto problemi col pubblico di Marsiglia, sì, per parecchio tempo, e i tifosi, pur adoperando quest'oggi la maglia della nazionale, non hanno dimenticato. Ci sono diversi marsigliesi, giocatori che hanno giocato a Marsiglia oppure giocatori che sono nati a Marsiglia come Zidane, Leboeuf, altri ci hanno giocato in tempi diversi, cioè Barthez, Blanc, Desailly, Deschamps, Pires, Dugarry e anche Kopp, che come detto. Ecco Zidane, tre su di lui, Candelà, Blanc, Desailly gira il pallone in avanti, Baggio e Su praticamente gli uomini più avanzati, sempre molto largo, Henry con la sua caratteristica andatura, di nuovo si accentra, è un cross stavolta, Baggio, finta, Candelà arriva prima, parte il cross, attenzione Henry, cerco pallonetto, Kopke, angolo, applausi. Una leggerezza di Kufur ha spianato la strada ad Henry, nessun giocatore si è opposto al bravissimo laterale francese, e lui ha calciato in maniera strana, qui Kufur, incertezza clamorosa la sua, ha cercato il palo lungo, un pallonetto sul secondo palo. Non era male, 3 minuti e mezzo di gioco a Marsiglia, 0-0, attacca la Francia, cross è basso, primo palo, Baggio cerca aiuto, Dunga, è sua la sciabolata, 37enne Dunga, migrato negli Stati Uniti, Winter allarga lui, si distende Song, ma il lancio per suo imprendibile, Barthez, altro idolo dei tifosi, pronto a cominciare sabato la sua nuova avventura nel campionato inglese, sarà a difesa dei pali del Manchester, Aldair, altro personaggio di grande carisma, di grande prestigio nella selezione del resto del mondo, Taribo West, toccato Nianca, giocatore dello Strasburgo, di nuovo Aldair. Si gioca per vie orizzontali, non c'è un gran ritmo, ma capita sempre così in queste partite, che sono delle esibizioni di bel calcio, e con il tempo i giocatori prendono confidenza ed anche con qualche giocata riescono poi a ritrovarsi su alti livelli. Curiosità per i tifosi della Juventus, valutare anche il modulo alla francese visto appunto dall'originale. Si è sistemato a destra Dugarry, Henry a sinistra, poi c'è Trezeguet, punta più avanzata, e Zidane alle sue spalle, appunto secondo quello che è stato definito modulo alla francese. Song, si fa vedere Baggio, porta palla, Song, ecco Baggio, due su di lui, cerca il numero Baggio, arriva Petit alle sue spalle e poi Barthez, spazza via. Ha cercato una buona penetrazione Roberto Baggio, non molta la sua velocità, ma Petit da dietro gli ha rubato palla, non si sono mossi su, e questo ha indotto Baggio all'azione personale. Chiaro che dobbiamo considerare che Baggio praticamente rigioca una partita dalla sfida con il Parma di spareggio per la Champions League, partita nella quale Baggio risultò poi decisivo, e poi tanti allenamenti, un mese e mezzo circa di allenamenti da solo, e quindi sentiva proprio la voglia di partita, ma naturalmente non può avere il passo giusto. La sua miglior partita in nerazzurro dello scorso anno, l'ultima. Candelà in avanti, Trezeguet, temporeggia Candelà, Deschamps, Petit, non ha potuto disputare un grande europeo Petit perché è stato debilitato da un virus che è riuscito a domare solo dopo. Song, ecco Dunga, che tra l'altro ricorderà i tempi di Firenze con Baggio. Eccolo qua, il brasiliano ancora,
Non è mai stato molto dinamico Dunga, ma grande cervello in campo, sempre nella posizione giusta, giocatore di riferimento davanti alla difesa. Winter e Kufur gira il pallone in attesa di trovare gli spazi. Aldair subito a dirigere reparto arretrato. Nianca, West, Baggio accarezza il pallone subito in profondità per Su. Desai in vantaggio, ma anche Barthez, attenzione, Su, Barthez esagera, ne rischia un po', gli va bene. Sono queste le partite qua in cui un portiere si può sbizzarrire, può cercare anche qua situazioni simpatiche, fanno divertire il pubblico, e lui poi è sempre stato un istrione. 39esima presenza in nazionale per lui. Zidane fermato da Winter, Baggio, Su, Nakata, scatta Winter, ancora il cinese, Baggio con calma, c'è Nianca a largo, il lancio invece in mezzo per Nakata. Nianca, ancora Baggio, subito a dirigere le operazioni, Nianca, cambia tutto, Song, Lissa Razù, schiaccia, Winter, zona tiro per lui, si fa vedere Su, Baggio, colto in controtempo, esce Laurent Blanc, il pubblico si infiamma subito, Zidane, primi numeri, Dugarry, parco per lui, Trezeguet in mezzo, lo cerca, tacco, arriva Harry, non va. Incredibile azione di Zidane che ha fatto passare la palla fra un pertugio che era rimasto fra i due giocatori del resto del mondo, poi bella azione in verticale, Trezeguet ha fatto benissimo a dare la palla di tacco, ma Henry non era partito a tempo, è partito un po' in ritardo. Lissa Razù, deviato il suo cross, Dunga, Nakata, si infiamma subito la partita, Zidane. Largo Lissa Razù, atteso da Kufur, parte cross, ciccato il pallone Nianca, poi recupera in qualche modo, difesa a 5 in pratica nella selezione della FIFA, Dunga riapre. Sì, ci sono Song a destra e Nianca a sinistra con Kufur, Aldair, Aldair e West, tre difensori centrali. L'apertura per Nianca, si fa vedere Nakata, è lontano Winter, si avvicina a Baggio e Nianca cerca l'azione personale. Poi indeciso Nianca BH, 25enne dello Strasburgo, nazionale Camerun. E d'altra parte non c'era movimento dei compagni, lui alzava la testa e nessun giocatore gli veniva incontro, ha cercato la soluzione personale. Sciabolata verso Winter, mette giù, sta arrivando Song, velocissimo, Winter, zona tiro, prova il sinistro! Di poco fuori. È stato bello il movimento di Song, progressione sulla destra, ha portato via Lissa Razù, ha chiuso al centro Aaron Winter, Lissa Razù gli ha lasciato lo spazio, bello il tiro di sinistra, non ha trovato la porta, ma azione apprezzabile. Quindi vediamo il tacco di prima di Trezeguet per Henry e West che riesce se non altro a frenare il tiro di Henry. Winter, 33 anni, tornato all'Ajax dopo le esperienze italiane con Lazio e Inter. Peccato, Dugarry, il pubblico di Marsiglia non è tenero, molto caldo, passionale, ma in questo caso impietoso con verso i pro e contro del caso. Candelà, Petit, Candelà, Desailly, Lissa Razù, lui è rimasto al Bayern Monaco, Henry, non impeccabile il controllo, Song lo brucia. Poi Winter litigato un po' col pallone. Zidane a tutto campo, come suo solito. Lui litiga poco col pallone, per la verità. Petit, firmato con il Barcellona. 9 giocatori sui 22 campioni europei hanno cambiato squadra. Forse la cambierà anche un decimo, cioè Wiltord. Uomo che i tifosi italiani certo non hanno dimenticato, potrebbe finire all'Arsenal di Wenger in rotta con il Bordeaux. Salta Winter, deve ricominciare Kufur, ghanese, Song, 10 minuti se ne sono andati, sempre 0-0, avvio scoppiettante della Francia, attenzione pasticcio di Aldair, Trezeguet, rete, Trezeguet non sbaglia, infortunio per Aldair. Un falco Trezeguet perché è stato molto rapido e veloce, poi colpo sotto ai danni di Koepke, ma è qui incontrato Aldair, il gol è suo. È stato bravo Trezeguet, ma incertezza clamorosa quando si giocano queste partite, e secondo me il terreno di gioco è stato condizionato dal tutto innaffiato in precedenza, è un po' gibboso e questo ha anche indotto all'errore Aldair. Tentato un colpo di tacco un po'
Lezioso anche da esibizione, eh? Sì. Magari in una partita di campionato con Capello in panchina non l'avrebbe fatto. No, no, assolutamente no. È vietato fare tocchi di fino vicino alla propria area di rigore, assolutamente vietato. Applausi naturalmente per Trezeguet, la Francia ricomincia da dove aveva finito con il golden goal appunto di Trezeguet, 23 anni, nonno gol in nazionale per lui, la 22esima presenza per il nuovo acquisto juventino, che ha parlato proprio alla vigilia di questa partita dichiarando che naturalmente pensa che si troverà meglio con Zidane e Del Piero, facendo intendere che insomma la compatibilità, la convivenza con Inzaghi potrebbe essere complicata. Pippo però è partito in grande condizione, solo 5 giorni di preparazione, ma Cesena ha fatto vedere già la sua rapidità, la sua velocità, quindi trova una bella concorrenza. Potrebbe essere un problema per Trezeguet. Sì. Baggio, vediamo Baggio. Va a cercare Nakata, mi sembra che stiano dialogando subito Baggio e Nakata, piuttosto che con il cinese Su, un po' in difficoltà. Applausi per Deschamps. Fuori gioco, Deschamps che si è dimostrato in grandi condizioni all'Europeo, il suo direttore tecnico Lemaire ha detto che ha giocato meglio all'Europeo che al Mondiale. D'altra parte sbaglia pochi palloni, è sempre nella posizione centrale, qui rivediamo ancora l'errore, colpo sotto di Trezeguet, facile facile per lui. Dunga, 13esimo, dunque Francia in vantaggio, gol di Trezeguet, regalo di Aldair. Nakata, Dugarry, fischi per lui, spizza Winter, poi Harry, punta Aldair, Harry, destro pallonetto, fuori. Ha cercato il palo lungo con un tiro, uno strano tiro, secondo me voleva far rientrare la palla al collo destro, ma non ce l'ha fatta, ha colpito male, brutta figura per lui, lui che non è propriamente un bomber, però davanti alla porta è abbastanza freddo. Dunga, prova a ricucire, Nakata, messo giù da Petit, non può mancare il fair play in campo in questa occasione, Winter, molto largo, Song, si fa vedere Baggio, tocca per Aaron Winter, va incontro Su, rimane largo Song, lì sarà Su su di lui, deciso l'intervento del giocatore del Bayern Monaco. Spingono molto Song e Nianca sugli esterni, ma non c'è una gran velocità da parte del resto del mondo e questo inibisce l'azione offensiva. Se continua così Baggio non avrà molte occasioni per mettersi in mostra, anche se secondo me lui con i suoi piedi potrebbe anche inventare da solo qualcosa. Eccolo, sponda per Dunga, Taribo West, attaccato da Henry. Si riparte da Aldair. Kufur, Song, un po' troppa allegria in questo passaggio, allora Deschamps, scatta Zidane, scatta Trezeguet, Dugarry, varco per lui, deciso West, vince il rimpallo, Zidane per Dugarry, destro, Köpke, gran tocco di Zidane. È un gran tocco di Zidane, Dugarry è condizionato dai fischi del pubblico, si è visto fino ad ora, ha sbagliato troppi palloni e davanti alla porta ha cercato il tiro centrale, non ha voluto angolare palla con la paura di sbagliare, ha tirato proprio con il timore di sbagliare e ha tirato troppo centrale. Fallo su Baggio intanto, allora Winter, è stato Petit su Baggio, eccolo, due su di lui, raddoppio di Deschamps, ma c'è Song, molto attivo il giocatore del Liverpool. Baggio ha tagliato, tocco per lui, prova a mettere in mezzo e guadagna calcio d'angolo, buono lo scatto di Baggio. È buona l'idea di dar palla a Winter che si era appostato nel mezzo, qui rivediamo l'errore di Dugarry, si è allungato troppo la palla. Dalla bandierina va Baggio, intanto rivediamo il tiro di Dugarry, Kufur in ritardo, ha rimediato Andreas Köpke, 38enne portiere del Norimberga, come detto ex Marsiglia. Baggio, tagliato, messo fuori Desailly, Zidane, fallo di Nakata, Lissarazu, galoppa Lissarazu, incrocia Henry, ma il pallone per lui è imprendibile. È veloce Henry, però non così tanto. Era partito a tempo, non ha dosato palla a Lissarazu, aveva West da quella parte perché Song era rimasto in avanti e in velocità sicuramente Henry avrebbe avuto la meglio. Bianca Biaka, ex Neuchâtel Xamax, Dunga,
è andato Taribo West dall'altra parte. I tecnici della selezione del resto del mondo sono Carlos Queiroz, portoghese, e Benglos, della Repubblica Slovacca. Lancio di West troppo largo. C'è molta Africa per volontà di Blatter nella selezione del resto del mondo. Vedete, sorridente anche il portiere Songo. Verso Harry, rilancio. Kufur. Winter prova a mettere giù. Petit su di lui. Si fa vedere West. Winter preferisce l'azione personale. Lontano però Dunga, lo cerca comunque e si riparte. E Kufur è migliorato molto al Bayern Monaco quando allenatore c'era Giovanni Trapattoni, gli ha dato fiducia, gli ha fatto esercitazioni specifiche, quotidiane in allenamento per sotto l'aspetto tattico, e il ghanese è cresciuto molto. Ha sbagliato su, riparte allora Trezeguet, subito a cercare Harry. Harry, Kufur lo aspetta, pronto il raddoppio di Aldair. Harry si allarga un po' troppo, cerca Deschamps, lo trova in qualche modo, Deschamps. Fresco di firma col Valencia, 3 anni in Spagna, Zidane, numero clamoroso, ancora il tocco morbido, Candelà fuori gioco, ma gran numero di Zidane, ha disorientato il cinese su. E poi è elegante nel suo incedere, riesce ad andare in ogni direzione, di solito un giocatore va a 180 gradi davanti, laterale, destra o sinistra, lui va anche all'indietro con un'agilità e una facilità di palleggio sorprendenti. Zizou, pubblico tutto per lui al 18esimo, Zidane come detto favorito per il pallone d'oro del 2000, Winter, Petit su di lui, Dunga, non inquadrato Zidane quando è stato segnalato il fuorigioco, si è arrabbiato molto con il guardalinea, conferma che poi quando si sta in campo si fa sul serio, Petit Trezeguet, malinteso tra i due, West. Sono ritornati nella loro posizione originaria Song e West, West a sinistra e Song a destra a spingere. Nakata cerca Baggio, Partes. Troppo in profondità il lancio, Baggio sorridente, un'occasione importante anche se certo non può essere al meglio della condizione. Come detto si è allenato da solo, debilitato da un'otite, ma vuole dimostrare di essere uomo da 90 minuti come ha tenuto a sottolineare poco prima della partita, ricordando tra l'altro appunto la sua partita con il Parma. E questo calcio, il fallo laterale di Zidane, è un calcio secondo me stizzito dai fischi del pubblico verso Dugarry, ha proprio calciato volontariamente fuori. E beh, in effetti, vista l'atmosfera di festa, visto quello che deve essere, cioè un tributo proprio a nazionale campione europea e del mondo, sono fischi che stonano un po'. Song cerca spazio, è chiuso da Lisarazu, si riparte da Winter. Nakata, appena toccherà palla a Dugarry, vedremo se il pubblico ha capito. Nakata, Song, tutto chiuso di là, bisogna ricominciare da Dunga. Subito il pallone per Winter, Nakata cerca su, Winter mette giù, Baggio, tentato la botta, Nianca, prova anche lui, non era male. No, non era male, no, molto pericoloso perché il tiro ha toccato terra a 3 metri davanti a Barthez, molto veloce il tiro di Nianca e difficile la parata di Barthez, tiro centrale ma non facile da parare. Bel numero di Harry, fallo di West su di lui, tutto questo al 20esimo, rivediamo il nazionale del Camerun, Nianca, 25 anni, difensore dello Strasburgo, secondo anno in Francia, come detto prima giocava in Svizzera, Desailly. La situazione, Francia in vantaggio, gol di Trezeguet su infortunio di Aldair. Petit. Dugarry cerca gloria a sinistra, ha lasciato la fascia destra ad Henry. E Zidane che pretende il pallone, Winter su di lui, parte cross. Secondo palo, Harry in ritardo. Si riparte da Nianca, un bel varco per lui. Dunga. Si allungano un po' le squadre. Si fa vedere su, eccolo qua il cinese, si avvicina a Nakata, su va a cercare invece Baggio, Lisarazu su di lui, Desailly e Baggio, Dugarry, i fischi sono partiti lo stesso. Harry,
Al centro c'è Trezeguet come al solito. Harry temporeggia, doppio dribbling, in qualche modo va via Harry. Dugarry fuori gioco. Questa volta sono allineati bene, Kufur ha tenuto alta la difesa, Song e Adair lo hanno accompagnato, ma qui apprezzabile ancora una volta lo slalom di Henry, che quando parte è veramente una bellezza da vedere, è anche molto efficace, poi palla dentro, perfetto il taglio di Dugarry, ma era in fuorigioco. 23 anni Henry, 21 presenze, 8 gol in nazionale per lui. Kufur aggredito da due uomini, se la cava bene West. Aldair a cercare Nakata, poi Winter, Baggio si infila, Barthez ha capito tutto, spazza via pescando Dugarry. Grandi applausi per Barthez. Dugarry, gran numero, anche gli applausi per lui, e forse una parte del pubblico ha capito quello che aveva sottolineato prima Aldo Serena, che Zidane non aveva gradito i fischi. Winter si è decentrato, Baggio si fa vedere, Dunga d'altra parte, non avendo in avanti giocatori molto veloci, perché anche Su non ha dimostrato molta rapidità e velocità, è difficile per il resto del mondo. Palla per Baggio, bella l'idea di West per lui, ecco qua Baggio lo ricompensa con un applauso, poi c'è stato un doppio di marcatura però su di lui, l'azione è sfumata. Sì, bello il suo taglio, ha stoppato la palla lì indietro perché pensava, secondo me, che Barthez fosse più alto invece della sua posizione, era vicino alla porta. Gli avvitamenti di Zidane davvero unici. Lissarazu, c'è Trezeguet, ancora Zidane, pallone sempre incollato al piede. Dugarry tenta il tacco, Niancà si è defilato Su, ecco Baggio che lo alimenta, si fa vedere Winter, perde pallone Baggio, lo recupera, va a pescare Dunga, Nakata, scatta Niancà, si infila il pallone, quasi gli arriva per l'intervento di Petit, dovrebbe essere calcio d'angolo o forse fuori gioco, chissà, calcio d'angolo, in effetti il tocco è stato di Petit. Qui Baggio perso per un attimo il controllo del pallone, poi l'ha recuperato, e qui vediamo il numero di Dugarry su Niancà. Buona la tecnica di Dugarry, colpo sotto e pallonetto a Niancà. Già due gol per lui in campionato, ma sabato scorso è stato espulso. Calcio d'angolo, Barthez a vuoto, non ne approfitta Kufur. Sì, grande forza esplosiva di questo giocatore, è saltato da fermo, soprattutto non è riuscito a indirizzare bene la palla, ma ha uno stacco micidiale, poteva anche spizzare la palla, Barthez era fuori dai pali ma non se n'è accorto. 24esimo, Zidane cambia tutto, Dugarry dall'altra parte, ormai c'è una battaglia tra il pubblico, qualche fischio e qualche applauso. Zidane si è decentrato, incrocia Henry, tocca più corto per Candelà, Zidane alza la testa, va a cercare Dugarry con una fiondata troppo profonda. Ha trovato un gran taglio Zidane, era difficile perché la linea difensiva del resto del mondo era molto bassa vicino al portiere Kepek, quindi c'era pochissimo spazio e Dugarry ci ha provato, ma devo dire che Dugarry sta giocando con grande abnegazione, con grande dedizione, anche pur essendo condizionato dai fischi, corre molto, si sposta, si cambia molto la posizione con Henry. Andreas Köpke, come detto Norimberga, ex Marsiglia, ex anche Eintracht di Francoforte, Hertha Berlino, è stato molto bene a Marsiglia, è rimasto legato proprio a questa città. Zidane va giù, fallo di Winter su di lui, subito Zidane, Henry, Candelà come un treno arriva, prota cross, cambia idea, chiuso ormai, buona l'idea per Deschamps ma Henry non l'ha capito. Se non è andato in verticale Henry, cercava il pallone sui piedi vicino a Deschamps, un attaccante puro, un attaccante è vero, un bomber, lì parte in verticale cercando la direzione verso la porta, lui non lo è, ama molto giocare con la palla e la palla nei piedi gli piace, e quindi non fa tanti gol per quello. 26esimo, Francia in vantaggio 1-0, la festa per i campioni d'Europa, ce ne sarà un altro il 2 settembre a Parigi contro l'Inghilterra.
Poi si comincerà a preparare il biennio per i mondiali, anche se la Francia dovrà abituarsi appunto a 2 anni di amichevoli, essendo campione del mondo in carica. Forse anche per questo sin da stasera la squadra di Lemaire ha preso l'impegno sul serio. Harry, controllo volante, numero straordinario. Un'eleganza ma anche un'elasticità notevole di Henry, non è riuscito a trovare la porta per un recupero in extremis. Deschamps prova anche lui, Kop che vola, palla rimane lì e c'è gol, sempre Trezeguet non sbaglia, sempre pronto, questo è il bomber vero, partecipa forse non molto all'azione ma in area di rigore va sempre verso il portiere, cerca sempre la porta. Abbiamo visto come Köp che abbia cercato il volo d'angelo, abbia cercato la parata ad effetto, poi lasciando di fatto una palla gol incredibile a Trezeguet. E Trezeguet dimostra che insomma il suo mestiere è quello. Sì, dentro l'area di rigore è un rapace, è fortissimo qui, che veramente gli ha regalato il secondo gol. Trezeguet è nato in Francia da padre argentino, mamma francese, da 2 ai 17 anni ha vissuto in Argentina, giocava nel Platense, poi provò per il Paris Saint-Germain ma non trovò un accordo economico e allora andò a provare con il Monaco e lì le cose andarono meglio. Song 2-0 a questo punto. Ecco la situazione, quasi 28esimo, doppietta di Trezeguet e dal golden goal non si ferma più. Baggio, troppo arretrato il passaggio per lui, ha recuperato proprio Henry. Si riparte da Candela, Lolo Blanc. Come detto, con le due presenze tra stasera e quella del 2 settembre arriverà a quota 97 presenze, vicinissima alle 100 dunque, ma non ne vuole sapere di continuare, ha detto di non essere troppo legato a queste considerazioni, diciamo così, statistiche. Dice che non sarà in grado di arrivare ad alto livello al 2002, quindi giusto smettere subito. Molto serio Blanchi in tutte le sue manifestazioni, è un giocatore che ha fatto 97 partite in nazionale, è un traguardo storico, ma io credo e sottolineo che i 16 gol in nazionale siano veramente un traguardo difficile per un difensore centrale. Non ce l'ha fatta, Dugarry. Quasi 29esimo, 2-0, la selezione del resto del mondo è un po' in difficoltà. Vediamo Nakata. Su, manca di incisività, forse ci sarà bisogno di qualche cambio. Sì, davanti ha bisogno di velocità per dare profondità alla manovra, sono giocatori tutti molto tecnici, Nakata e Baggio su tutti. Su fino ad ora sta giocando con molto timore, non parte in verticale anche perché non ha dimostrato una gran velocità, quindi è difficile portare avanti il pallone e conquistare terreno. E c'è un po' carenza di punte d'altra parte nella selezione del resto del mondo. I numeri di Dugarry, si era fermato Lissa Rasul, l'arbitro ha visto però... No, non ha visto nulla, lascia proseguire, sembrava intenzionato a fermare il gioco e invece Song può ripartire. Cambia passo, Zidane su di lui. Eccolo qua, su, raddoppio, quasi a confermare quello che aveva dichiarato Lemaire nella conferenza stampa di presentazione. La nazionale francese fa sul serio, sotto lo sguardo attento di Blatter che ha voluto questa sfida, questo omaggio alla nazionale campione d'Europa. Kufu, Aldair, Dunga, Taribo West, Akata, ecco su, scatta Nianca, tocco per West, c'è Baggio in mezzo, si fa vedere Nakata, uno dei più concreti, ma ha sbagliato Dunga qui, Petit in qualche modo, Blanc mette giù, Desai, West va a fare un po' il torello mentre abbiamo superato la mezz'ora, Winter recupera in qualche modo, Nianca. Attenzione, Henry in agguato, Aldair stavolta non sbaglia il disimpegno. Si riparte. Ecco Baggio. Ed è quella la posizione che secondo me dovrebbe giocare Baggio, non così avanti, se fa la prima punta difficilmente entra in possesso di palla, deve partire dalla tre quarti. Ha fatto viaggiare Song. Nel rimpallo, Nakata la caccia del pallone, Petit però lo conquista. E allora Desai, esce lui. Spazio per Dugarry.
ci sono i fischi, gli applausi e alcuni tifosi che contestano i contestatori. Lancio per Henry, sembra imprendibile, è così. Lo sguardo di Henry, come detto, gli inglesi, definiamoli così, sono più avanti a livello di preparazione, anche perché sabato si comincia in Inghilterra. Nianca. In effetti il giocatore più intraprendente del resto del mondo è Song. In fuorigioco stavolta il cinese Su. Lemer studia a fondo la sua nazionale, una squadra che un po' in là con gli anni, qualcosina dovrà cambiare. Zidane, Bugarin, Zidane, gira il pallone, lì Sarasu. D'altra parte quando si hanno dei talenti puri come Zidane, Henry, puoi creare, costruire un gioco su questi due giocatori. Candelà, vicino a Trezeguet, pallone finisce a Deschamps. Buona l'idea, lì Sarasu, un buon tiratore da fuori, prova col sinistro, non va. Chiude troppo la palla, non colpisce di collo pieno lì Sarasu, lui che è in possesso di un ottimo tiro, un buon tiro, non ha trovato la porta. 59esima presenza in nazionale, due gol per lui. L'applauso di Zidane, sono due campioni d'Europa ma anche del mondo, sono 18 su 22 giocatori campioni europei e del mondo, 4 le novità rispetto al 98, non c'erano più nel recente europeo Charbonnier, Bogossian, Diomed, Givash, i loro posti Ramé, Miku, Anelka, Wiltord. Miku l'unico non convocato per questa partita perché ha problemi alla colonna vertebrale, è rimasto a Parma. Tanto fallo sul solito Henry. D'altra parte West ha occupato lo spazio davanti ad Henry. West nel corpo a corpo è fortissimo, un giocatore difficilmente superabile se si va nel contatto fisico. In agguato Trezeguet, è pronto Petit, però l'arbitro marocchino Ghezaz fa arretrare l'unico uomo in barriera che è Dunga. Petit mette in mezzo, tentato Blanc, poi Su in fase difensiva. Dunga sbaglia, Candelà cerca spazio, Candelà zona tiro, le finte, poi prova il cross, Song, volo d'angelo per un nuovo calcio d'angolo. E una delle caratteristiche di Candelà è andare in progressione con la palla e poi la brusca frenata, è bravissimo nel bloccarsi e poi nel crossare. Battuto corto, Zidane cercava Petit, Desailly, Baggio su di lui, riesce a tenere in capo il pallone Candelà, Deschamps, Blanc, 1-2 tra i segnatori, palla in mezzo, poi tentativo di Trezeguet che non ha colpito molto bene stavolta, non era male il pallone di Deschamps. Datogli di prima a tagliare fuori la difesa, sono i palloni più difficili per un difensore quando arrivano in quella maniera, Trezeguet non si è coordinato bene e non ha colpito la palla di collo, l'ha un po' strozzata, come si suol dire in gergo calcistico. Fallo in gioco pericoloso di Dugarry, allora Nakata. Winter cerca il tunnel, Dugarry recupera, Deschamps, Zidane subito, Trezeguet scatta, è buona, era buona, era rimasto West, si era alzato Aldair, Kapoor lo aveva seguito ma West era rimasto fermo. Qui rivediamo l'1-2 tra i senatori Blanc e Deschamps, tocco per Trezeguet, poteva non è riuscito a dare forza, poteva concludere meglio perché era solo, perché era nella posizione giusta, però capita. Su, riapre, 35esimo, 2-0 per la Francia, Song tenta il tiro stavolta personalmente ma il pallone va più vicino alla bandierina del calcio d'angolo e non alla porta per Song, Rigobert Song, giocato anche nel Metz in Francia, poi Salernitana e come detto adesso Liverpool, lì Sarasu, Zidane molto largo, Dugarry posizione regolare, cerca ancora Zidane, un po' troppo lungo il pallone per lui, Dunga, palleggio delizioso di Dunga, fa respirare la squadra. Sì, gioca quasi da fermo Dunga ma i piedi ci sono ed anche il fosforo, grande leader in mezzo. Baggio, Desailly lo anticipa, Dunga riparte, Su, evitato fuorigioco.
si avvicina a Baggio, vediamo se si capiscono stavolta, ma c'è Barthez, troppo lungo il lancio di Su. E Barthez gioca da libero aggiunto, è anche veloce, quindi è difficile da superare. Avete visto Baggio che si toccava l'orecchio sinistro, quello che gli ha dato molti problemi nelle ultime 48 ore, sotto antibiotici per un attacco di otite. Baggio certo non al meglio, anche perché, come detto, continua ad allenarsi da solo, ma è un Baggio che vuole dimostrare di poter giocare ancora ad alto livello. Lì Sarasù, Dug arriva, va incontro Trezeguet, poi Petit, si ricomincia quando mancano 8 minuti alla fine di questo primo tempo. Zidane riapre, uno dei più vogliosi Zidane. Poi la finta di Harry, ma alle sue spalle c'era West. Si ricomincia allora da Blanc. Petit Blanc. Grande eleganza Blanc, applausi per lui. Lancio morbido. Song in anticipo su Trezeguet. Song prima di dar palla a Koepke ha guardato all'indietro, ha visto che Trezeguet come al solito stava andando verso la porta avversaria ed ha messo in calcio d'angolo. Nelle intenzioni secondo iniziali erano quelle di dar palla al portiere, poi ha visto che Trezeguet come al solito era lì pronto, appostato. Quando era a Salerno si pensava ad un possibile trasferimento all'Inter per Song, invece poi non se ne fece più nulla. Capitano della nazionale del Camerun che ha vinto la Coppa d'Africa, Song, 24 anni. E adesso Zidane dalla bandierina. Cross basso, cercava Blanc. Si ricomincia da Lissa Razou. Va incontro Petit. Largo c'è Deschamps. Due partite per lui per decidere se smetterla con la maglia della nazionale o se continuare fino al 2002. Deschamps, presenza numero 102 stasera per lui. Harry cambia passo. Prova cross, bellissimo. Angolo. Molto alto Cuffu. Azione splendida quella di Henry, che è partito, ha cambiato marcia e poi un cross liftato in mezzo all'area di rigore. Perfetto, dosato al punto giusto. Trezeguet era leggermente dietro, ma Cuffu è potentissimo nello stacco. Blanc. Quasi 39esimo. Attenzione a Petit. Cross ancora basso però. Però vedete, in avanti non c'è nessuno nella formazione del resto del mondo, allora arriva Barthez che gioca proprio da libero aggiunto e gira la palla, l'ha adesso fatto in precedenza, rischia lì Sarasù. Zidane da acrobata, poi Winter, parte lui, attenzione, sbilanciata la Francia stavolta. Baggio sponda per Winter, ma l'ultimo tocco di Winter non è impeccabile. Blanc rimasto in attacco, recupera, scatta Dugarry, scatta Trezeguet, sale Deschamps, chiama palla Zidane, eccolo, Zidane, controllo, finta, Harry, prova lui, Koepke. Adesso è spettacolo, Dunga, scatta Baggio, posizione regolare ma il pallone è troppo lungo ancora una volta, Barthez, in vantaggio. È partito a tempo Baggio in posizione regolare ma la palla gli va data in maniera dosata, Baggio non è più lo scatto dei 20 anni naturalmente, e anche secondo me in una forma non splendida, perché allenarsi da soli non è facile, non si hanno le motivazioni giuste, è difficile spingere al massimo e d'altra parte lui ci sta provando. Zidane di nuovo, Zidane con molto spazio davanti può fare molto male alla formazione del resto del mondo. Dugarry adesso provocano gli applausi. Petit, larghissimo Candela, bella la sponda, Harry, si inserisce Petit, cross basso, Trezeguet ancora, sbuca le spalle di tutti, Koepke, salva tutto. Questa volta ha fatto una bella parata Koepke, era quasi a terra, ha alzato il braccio in maniera massimale ed è riuscito a toccare la palla. Ancora una volta Trezeguet che su un rimpallo è stato avvantaggiato ancora una volta ai danni di Aldair, ha provato ancora il colpo sotto ma Koepke è riuscito a tempo ed è riuscito a toccare il pallone. Candelà di nuovo basso, Nakata rincorre il pallone, Deschamps su di lui, buono il movimento di Nakata, fallo su di lui, norma del vantaggio, vediamo la sciabolata classica di Dunga, Winter e Barthez, grandi condizioni Barthez, stavolta però
rischia, anche se l'arbitro ha visto un fallo di Winter. Non ha voluto far fare una figuraccia a Barthez l'arbitro, perché il fallo secondo me non c'era. Anzi, la palla l'aveva persa Barthez e poi si è gettato a terra. Harry, ancora lui, cross basso, esce Kopke in qualche modo. Aveva seminato Kufur con una progressione formidabile, come suo solito Harry. Ed aveva scelto il tempo giusto Trezeguet sul primo palo, non è riuscito a toccare palla, ma ancora una volta aveva fatto la scelta giusta. Baggio, stavolta a sinistra, cerca su. Situazione 3 e mezzo al termine del primo tempo, 2-0 per la Francia. Baggio, respira, Nianca, pronto a cross, verso Baggio ancora, prolunga. C'era Winter, non era male l'idea di Baggio, poi Petit però prepotentemente esce fuori, ma c'è fallo su di lui. Ha scelto male Winter, poteva accelerare l'azione e tentare il tiro a volo prima che cadesse a terra la palla. Qui rivediamo ancora il rimpallo di poco fa, che è piaciuto molto alla regia francese. 3 minuti da giocare. Qui rivediamo invece la parata non difficile di Kopke sulla conclusione di Harry. Zidane mette giù, Candela. Prolunga Harry, su di lui Aldair. 2-0 punteggio, doppietta di Trezeguet. Numeri di Zidane, non è mancato lo spettacolo, accelerazioni di Harry. Squadre un po' squilibrate, però la formazione del resto del mondo non è sembrata troppo ben assortita, mancata soprattutto in fase di peso offensivo, non troppa incisività, Baggio non ha avuto una spalla adeguata con cui dialogare. Anche perché è lui che cerca la profondità, che vuole dare e che dà i tempi di gioco ai centrocampisti, ha provato ancora una volta ad andare in verticale, non gli è arrivato il pallone, ma lui non dovrebbe giocare in quella posizione, la prima punta. Su, dialogo con Aldair, in controtempo, Nianca, si perde il pallone, 2 minuti ancora da giocare. Laurent Blanc, Zidane, disorienta sempre l'avversario col primo tocco, assolutamente imprevedibile. Lavora con entrambi i piedi, alla stessa maniera, destro, sinistro, esterno, interno, quindi può andare da qualsiasi direzione. Lì Sarasù, Dugarry, Deschamps, Blanc, West, insegue Zidane, tocca morbido ancora per Blanc, attenzione, Blanc, Kufur, Blanc tutto solo, esterno, Kopke, gli nega la gioia di un gol che sarebbe stato molto festeggiato qui a Marsiglia. Bello il controllo in velocità di Blanc, poi ha tentato il tunnel ai danni del portiere di esterno destro. La cosa migliore l'ha fatta adesso, è che si è toccato palla senza perdere, ha guardato, voleva fare gol in mezzo alle gambe e non ce l'ha fatta. Attenzione al cross, siamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Si sprecano i flash sugli spalti, tutti vogliono un ricordo di questa serata di festa al Velodrome. Harry. Disorienta Nianca, 3 volte, poi Zidane. Attende Deschamps, si crea lo spazio per Candela. Non buttano il pallone gli uomini di Le Maire. Lì Sarasù, va incontro a Candela, eccolo. È un'anarchia organizzata, cambiano ruolo in continuazione i giocatori francesi, probabilmente non è una partita ufficiale, ma devo dire che riescono sempre a mantenere una squadra quadrata con un equilibrio in campo, pur cambiando ruolo continuamente. Tocco di Zidane, vellutato per Harry, mette a sedere Nianca, cross basso, arretrato, Petit, prova, alto. Harry e Zidane accendono continuamente la luce. Si spostano molto, Zidane soprattutto è il giocatore che sa dare là a tutte le zone. Qui ancora rivediamo il bel inserimento di Blanc, sarebbe stato un bel gol degna conclusione di una carriera strepitosa. Parliamo di nazionale ovviamente, perché i tifosi dell'Inter si aspettano ancora molto da lui, lo ha precisato Blanc, vuole proprio dedicarsi con la massima attenzione proprio all'Inter, del quale è stato comunque grande personaggio già quest'anno. Troppo lungo il pallone per Trezeguet. Nianca, Nakata, vediamo se c'è tempo per un attacco del resto del mondo con Dunga. Nakata, dialogano i due, buono il duetto, scatta Winter, lancio per lui, ma lì Sarasù è in vantaggio. Poi torna su Winter che va un po' morbido nel tackle.
giustamente Duggar. Se n'è andato, un minuto di recupero. Ghezaz fa le cose sul serio. Zidane, Candelà, bello il lancio per Lissarazu, chiama palla Dugarry, Deschamps verso Zidane, manda tutti negli spogliatoi. Ghezaz, applausi per la Francia, in vantaggio 2-0, doppietta di Trezeguet con Zidane gran protagonista. E d'altra parte le sue doti sono incredibile, Zidane sa fare tutto quello che deve fare un grande campione: tecnica, rapidità, velocità, visione di gioco. Bene così, linea alla regia, torniamo tra pochissimo per rivedere i gol del primo tempo, a tra poco. Ancora collegati con Marsiglia, tutto pronto per il secondo tempo di Francia, FIFA World Stars, dunque vedete qualche novità, per esempio Songo, portiere del Camerun, tra i pali del resto del mondo, che attaccherà in questa ripresa da sinistra a destra, maglia bianca, da destra a sinistra maglia blu, naturalmente la Francia. Ho visto qualche volto nuovo anche nella nazionale francese, per esempio non c'è più Henry, c'è Jourcaef al suo posto, mentre sono rimasti in campo Trezeguet, Zidane, Dugarry, quindi quattro d'attacco, Zidane, esterni Dugarry, Jourcaef, Trezeguet rimane davanti. Vedo ancora Deschamps, qui c'è Kufur che rimette in gioco. Qualche novità anche nel resto del mondo, Dunga è rimasto in campo, ecco col numero 14 Jeremy, giocatore del Real Madrid, eccolo qua, Jeremy. C'è anche Bailla in campo col numero 20, Pablo Thiam dello Stoccarda, parte cross intanto, rimasto in campo naturalmente Baggio. Cioè, è uscito West, è entrato anche l'Assisi. Ben Dunga. Ecco Thiam della Guinea, gioca in Germania con lo Stoccarda. Questo è Jeremy, Camerun, Real Madrid. Deschamps, la caccia del pallone. Thiam, Kufur, è rimasto al Dair in campo. C'è un malinteso, adesso col numero 21 Yossa Anchol, Corea del Sud. Nianca sbaglia tutto. Ha provato un tiro difficilissimo, un tiro improponibile da quella posizione. Devo dire che è... ha molta fiducia in se stesso, intanto qui vedete uno dei nuovi, c'è cioè Pablo Thiam, come detto della Guinea, gioca però in Germania, lo Stoccarda, ex Bonn, Colonia, a 26 anni. Intanto però attacca la Francia con Pires, è entrato anche lui, allarga Jourcaef, Trezeguet, destro, e c'è ancora il gol di Trezeguet, incredibile, 3-0, non sbaglio. Non tocca molti palloni, ma quando li tocca li mette in rete, per un attaccante devo dire che è indispensabile. Bravo anche Jourcaef a dargli la palla a tempo, l'ha visto solo sulla destra e gli ha dosato un pallone perfetto. Trezeguet poi ha trovato anche l'incrocio dei pali, un tiro improponibile, anzi difficilissimo da parare per Songo. Rivediamo l'azione di Pires, Jourcaef l'ha alimentata allargando subito Trezeguet all'incrocio dei pali, pallone imprendibile. Terzo gol per lui, dunque undicesimo in nazionale alla 22esima presenza. Trezeguet, 3-0, tripletta del neo juventino David Trezeguet. Zidane è rimasto in campo anche lui, ovviamente le attrazioni Zidane e Baggio ancora in campo. Allora Deschamps, ancora Trezeguet, Aldair chiude. Adesso in appoggio a Baggio, in attacco non c'è più il cinese Su, ma c'è il giocatore della Corea del Sud, Yossa Anchol, che abbiamo visto anche l'ultimo mondiale, un giocatore sicuramente di livello superiore, anche se non è proprio una punta pura, anche lui è più un trequartista adattato. In campo avete visto l'Assisi col 19, questo è di nuovo Nianca. Dunga, sempre lui a dirigere le operazioni, Baggio sul filo fuori gioco, Io Sancioli in mezzo, chiama palla, Baggio temporeggia e guadagna calcio d'angolo. Finalmente il resto del mondo ha trovato la profondità con un allungo di Baggio, è difficile perché la linea difensiva dei francesi è molto ordinata e spesso sono molto alti. Eccolo qua, Io Sancioli, leader della nazionale della Corea del Sud, l'Assisi in avanti anche lui, e Baggio in mezzo. Intanto è entrato col numero 22 anche Ulrich Ramé al posto di Barthez.
terzo portiere, il secondo è Lamà. Pablo Thiam, ecco qua, Rami, blocca lui, giocatore del Bordeaux, 28 anni, terza presenza in nazionale per lui. Un bel cross teso sul primo palo, ma non ci sono punte di ruolo, abbiamo visto come nessuno abbia tagliato sul primo palo per andare ad anticipare la difesa francese. L'ultimo tocco è stato proprio di Trezeguet in fase difensiva. Baggio mette giù, buona l'idea, Dunga sbaglia tutto. È difficile fare un triangolo, gli ha tirato una bomba, e non poteva neanche proprio addomesticare un pallone il numero 7 del resto del mondo. Si riparte da Zidane. Pallone imprendibile per Dugarry, ha chiuso Kufur, ecco Songo. Si riparte da Aldair, lo scambio con Thiam, Dunga aggredito, finisce a perdere il pallone, Zidane, Djorkaeff, ha recuperato Niankà stavolta, opportunità persa per Djorkaeff. Pablo Thiam, c'è fuori gioco. Fuori gioco di Baggio, non troppo evidente, se c'era la millimetrica. Qui vediamo come Djorkaeff si è andato a pressare Dunga, gli ha rubato palla non commettendo fallo. Ovazione per Trezeguet, esce dal campo dopo 50 minuti, 3 gol, fischia anche per Anelka. Pubblico marsigliese ha qualche conto in sospeso qui con diversi giocatori. No, ci sono più applausi. Anelka al posto di Trezeguet, qui rivediamo terzo gol fantastico di Trezeguet. Una partita come questa può rilanciare un attaccante come Anelka, che non segna da parecchio tempo in nazionale. Anche nelle prime 3 giornate, tanto avete visto anche Laurent Blanc, ha lasciato il campo, è entrato Leboeuf. Eccolo qua, Leboeuf al posto di Blanc. Dicevo Anelka, tornato in Francia, Paris Saint-Germain, 3 giornate però ancora 0 gol per lui. Baggio fuori gioco ancora, sta provando a giocare proprio sulla linea Baggio. Eloquente la sua protesta all'indirizzo del guardalinee marocchino. Zidane, delizioso per Dugarry, fa giusto il pallone, commette fallo poi, ma comunque Jeremy gli porta via il pallone. È un rubo pallone nato, Jeremy è un grande interditore. Zidane, Dugarry. È un resto del mondo, se non altro agonisticamente più in partita adesso. Ma attenzione a Anelka, mette in mezzo, intercettato il lancio. Thiam, Bayà, altro nuovo entrato nel resto del mondo, col numero 7. Bayà gioca nel Friburgo in Germania. Nazionale tunisino. Djorkaeff cerca Anelka, in vantaggio Songo. Sulla corsa la Sisi ha aperto il gas e ha rubato il tempo ad Anelka. 7 minuti di gioco nel secondo tempo, 3-0 risultato, 3 gol di Trezeguet. Ecco Leboeuf, un test importante per lui, il tunisino Bayà lo attacca perché dopo la partita con l'Inghilterra rimarrà libero il posto di Blanc. Come ricordava Aldo Serena, però sono diverse le soluzioni a disposizione di Lemaire, anche quella di Thuram centrale. Tanto sta scattando Dugarry, il lancio per lui è troppo largo, non ha problemi Aldair, si diverte il pubblico. Songo, altro giocatore del Camerun che gioca in Spagna, Deportivo La Corugna, rilancia. Festa sugli spalti del velodrome. Jeremy, il resto del mondo però vuole accorciare le distanze. Lancio era per Baggio, intercettato. Alimenta l'azione Dunga. La Sisi, parte cross. Jeremy, sfiora lui. Bayà, altro cross, Leboeuf. Dugarry. Zidane. Troppo lungo il lancio per Dugarry. Kufur, Thiam, Bayà. Scatta Yosan Chol, va incontro Baggio. Cerca il compagno Baggio, porta a spasso il pallone, prova poi il pallonetto, Baggio, e sfiora il gol.
applausi per Baggio. Ha lavorato d'astuzia Roberto Baggio, ha guardato la CG che stava entrando a sinistra, il portiere Ramé si è alzato e gran tocco vellutato di Baggio, purtroppo non ha trovato la porta, ma un colpo da biliardo il suo. Pallone esce di pochissimo, Baggio cerca il gol, vuole firmare questa sua prestazione. Intanto qui rivediamo l'uscita di Laurent Blanc. Il 2 settembre l'addio definitivo con la partita a Parigi contro l'Inghilterra. Thiam, si ricomincia da l'Assisi, Aldair. Pallone imprendibile per Baggio, può ricominciare Aldair. Chiede aiuto a Dunga, buona l'idea di Dunga. Bianca scatta Baia, tocco per il tunisino, esce Le Boeuf, deciso. Tempismo perfetto, il suo è andato a toccar palla, un intervento veramente chirurgico quasi su Baia. Gioca F, intanto il pubblico si scatena nella ola. Candela penetra. Anelka, Gioca F. Zidane. Numero stupendo di Zidane, c'è il gol, quarto gol firmato Pires. Grande proprietà tecnica del numero 11 Pires, ma ancora una volta imbeccato da Zidane che dosa sempre il pallone quando dà gli assist verso l'area di rigore. Difficilmente dà un pallone troppo lungo o troppo corto. Pires, rodato in Inghilterra anche lui, giocherà nell'Arsenal di Wenger. Rivediamo qui Zidane, tocco vellutato. Posizione regolare per Pires, ex giocatore del Marsiglia, sesto gol in nazionale per lui, suo l'assist decisivo per il golden goal di Trezeguet all'Europeo. Pires, in gol anche lui. Ecco qua, festival del replay mentre il gioco è ripreso abbondantemente con Jeremy. Vince il tackle di forza, Jeremy, scatenato, Baggio cerca numero. Preferisce il tocco a Dunga, non trova la porta. Si sono ritrovati gli ex della Fiorentina, Baggio, Dunga, fine anni 80, ha visto subito il proprio ex compagno, gli ha dato un pallone invitante all'indietro. Dunga, che ha il missile ancora fra i piedi, non è riuscito a calciare bene verso la porta. Candela, partita si mantiene piacevole, una Francia che anziché fare il gioco adesso agisce quasi di rimessa. Con Zidane sempre in cabina di regia, impareggiabile. Dugarry. Pires. Numeri di Pires. Va a cercare Gerkef, troppo largo e pallone per lui. Aldair. Dunga. Attaccato Kufur. Lo aiuta l'Assisi. Serata speciale per Pires, ambasciatore in Francia dell'Unicef, visto che l'incasso, vi ricordo, sarà devoluto interamente in beneficenza all'SOS Children's Village. Mentre intanto arriva il momento anche di Ciro Ferrara. Momento importante per Ciro Ferrara, esce Aldair, entra anche l'olandese Ferlat. Ecco qua, Ferrara per Aldair, poi Ferlat, olandese, ex Ajax, giocherà nel Werder Bremen la prossima stagione. Esce Kufur, vediamo un po' chi entra, anche il numero 16 Al Mubalad, giocatore dell'Arabia Saudita, nazionale. Esce Nianca. Tourbillon di cambi nel resto del mondo come previsto, mentre Lemaire non dovrebbe superare i 5 regolamentari. Candela, Jorquet, Anelka. Anelka prova a puntare, nuovo entrato Ferla. Applausi per Anelka. Candela, molto tonico già Candela. Pires, chiamato in avanti Desai, Lissarazu, Zidane. Stupendo ancora Zidane, Dugarry mette in mezzo. C'era fuori gioco. Non evidentissimo il fuorigioco di Dugarry, ma ancora una volta si è svitato la caviglia Zidane di esterno con destro. Quell'esterno fa tutto. Fa tutto. Da qui impossibile. Ah no, questo era il gol di Pires.
simile l'azione fermata adesso dal guardaline per il fuorigioco di Dugarry. Pires, ex Metz, ex Marsiglia, ora nella colonia francese di Wenger all'Arsenal. Zidane, morbido, Lissarazu, fa fuori Dunga, Lissarazu, torna in cattedra la Francia, Duchamp, gira il pallone, Jorkaeff e la Sissi, Jorkaeff, Almouvalla su di lui, Duchamp, si torna dalle parti di Leboeuf, Baggio e Yo Sancol, gli uomini più avanzati del resto del mondo. La linea difensiva tutta nuova, Ferrara, l'Assisi e Verlat si alza, cerca di portare avanti il baricentro della propria squadra, del resto del mondo, per costruire qualche occasione in avanti. Dugarry, sempre largo a sinistra, punta Jeremy. Buon il tocco, Pires, va sul fondo, all'indietro, Zidane, incredibile finta, ancora Zidane, doppio passo, pallonetto, Songo. Ma Zidane, spettacolo puro nello spettacolo. Vale il costo del biglietto solo vedere Zidane far queste cose. Dugarry, Duchamp, Zizou, invocata a gran voce dal pubblico del Velodrome che è ammaliato dalle sue giocate. Un giocatore che naturalmente queste giocate le sa offrire anche nelle occasioni poi ufficiali, importanti, come ben sanno i tifosi della Juventus, ma anche quelli della nazionale francese. Ecco la sciabolata per lui, fuori gioco. Zidane, proprio lui in offside. A fare una leggera critica a questo grandissimo giocatore, forse fra i primi al mondo, è il fatto che con le doti tecniche che ha non fa molti gol, dovrebbe farne di più. Io penso che in un campionato come il nostro dovrebbe arrivare tutti gli anni in doppia cifra. Ovazione per l'altro senatore, Deschamps. Entra Vieira, Didier Deschamps. Pubblico francese spera di fargli cambiare idea, cioè di convincerlo a rimanere in nazionale. Intanto esce Dunga ed entra un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Zelias, che adesso gioca in Grecia. Zelias in campo, esce Deschamps, Vieira per lui. Potrebbe essere importante questa ovazione del pubblico, questa dimostrazione di grande affetto per Deschamps. Yo Sancol, Jeremy di forza, vuole dare più nerbo alla sua squadra. Zelias, Baggio, sponda, Yo Sancol, Baggio, l'appoggio, Baia, sbaglia, era in posizione regolare il tunisino. È stato rapidissimo Baia a stoppar palle, a tirare, fin troppo rapido, non è riuscito a inquadrare la porta, ma il piattone sinistro ha cercato di sorprendere Ramè, non ce l'ha fatta. Si è spostato leggermente il pallone con il suo piede destro. Baia, 29enne, intanto Queiroz controlla la situazione, ma la Francia conduce 4-0, anche se adesso Baia insiste. Pallone troppo lungo per Baggio, lo anticipa Ramé. Baggio ormai gioca proprio da punta centrale, parte in verticale tutte le volte che un centrocampista della sua squadra è in possesso di palla. Dugarry, Zidane addomestica il pallone, poi viene scaraventato a terra da un Thiam che adesso non inquadrato va a scusarsi. Leboeuf, anticipato Thiam, ha dato più spinta Jeremy, eccolo, si sovrappone Thiam, porta palla, Yo Sancol incrocia, coreano, poi Jeremy, pensa al cross lunghissimo verso Baggio, palla giù per lui, tocco morbido, Zelias penetra, Zelias azione personale, fermato, c'è Baggio, Baggio perde l'attimo, Vieira riesce a fermarlo, parte a contropiede, Aneka, Songo in vantaggio, Songo molto bravo, lancio non in verticale ad aprire sull'esterno, imprendibile per Aneka. Si riparte a Zelias, sempre movimentata la partita. Ferlan, Baia anticipato da Vieira,
da lontanissimo Pires. Zidane, ancora lui. Anelka sta scattando, Zidane tocco morbido per Djorkaeff che fa fuori Ferlat. Ancora Zidane, orchestra, Lissarazu, Dugarry disorienta Jeremy, Zidane, riapre Lissarazu, chiama palla Djorkaeff, Dugarry mette giù, destro con la mano Dugarry. Sì, ha stoppato il pallone non con il braccio in maniera molto evidente, ma l'ha domesticato in quella maniera. Ciro Ferrari prova a mettere una pezza, la luna è bellissima dal velodromo. Songo, dal 95 in Spagna, è stato l'erede del grande Thomas Nkono in nazionale, 3 mondiali per lui. Lissarazu, Zidane, scatta nel campo, mette giù, numero, Ferlat rinviene e lo ferma. Dovrebbe trovare gloria anche lui questa sera, è un'occasione d'oro per ritrovare il gol, per ritrovare anche il feeling con la squadra, con la nazionale francese. Jeremy fermato. Yo Sanchol, un fuorigioco che forse non c'era. Al momento della partenza del pallone Baggio era in posizione verticale, sia in posizione buona, si è alzato in ritardo Lebe. Dolorante all'orecchio, Baggio, come detto. Ma ancora in campo, è un po' lui il faro di questa selezione del resto del mondo, Zidane. Lissarazu, Dugarry, Zidane. Lissarazu, chiuso. Desailly, verso Leboeuf, 21esimo di gioco del secondo tempo. A Marsiglia la Francia sta festeggiando in modo adeguato il titolo europeo, conduce 4-0 sulla FIFA World Star. Anelka, Songo, grande scelta di tempo per lui. Da quando la linea difensiva è cambiata con l'ACG Ferrara e Verlata, ecco che si alzano spesso, il gioco offensivo è più brillante da parte del resto del mondo. Jeremy non inquadra la porta, azione avviata da Baggio. Naturalmente quando l'equilibrio della squadra è in avanti, quando il baricentro è spostato in avanti, ecco che anche per gli attaccanti diventa vita più facile, ci sono più giocatori vicino, si può dialogare con più facilità. Ha 22 anni, Jeremy del Real Madrid, ha giocato anche in Messico, in Turchia, non troppo utilizzato lo scorso anno, anche per qualche infortunio, potrebbe trovare più spazio quest'anno, Jeremy. Lissarazu. Pires. Detto di essersi trovato benissimo nei primi giorni di Arsenal, detto di aver trovato una società molto più organizzata. Bayà tenta il colpo alla Maradona. Sì, ma Ramé non era fuori dai pali, anche se il tiro poi si è rivelato lento, Ramé era posizionato bene. Bayà ha capito le intenzioni di Zidane. Lissarazu. Ancora Zidane, sempre con la suola della scarpa. Pires. Gira il pallone. Trova spazio Vieira, che non era partito titolare all'Europeo, fu mandato in campo al 58esimo minuto della prima partita, quella con la Danimarca, al posto di Djorkaeff, non è più uscito Vieira. Se l'ha conquistato in maniera meritevole perché ha giocato bene, ha giocato con grande continuità e con qualità. Dugarry. Questo è il suo posto Zidane, eccolo. Lissarazu. Dugarry. Zizou ancora. Sembra chiuso Zidane, doppia piroetta e pesca Lissarazu. Incredibile nello stretto Zidane, ancora. Tutto facile per lui, Dugarry. Songo. E sarà calcio d'angolo. Gli applausi sono tutti per Zidane che sta facendo impazzire il pubblico del velodrome. Gioca da manuale, ha le caratteristiche anche per ridicolizzare in alcuni casi l'avversario, ma non lo fa. Il suo è un gioco elastico, è un gioco propositivo a far bene, a costruire. Al-Muwallad, che gioca con l'Al Ahly in Arabia Saudita. Candela. Jeremy. Bayà, spazio per lui, Yo Sanchol, Baggio dall'altra parte, Bayà tiene palla,
incrociano Baggio e Yosan Chol, ma il passaggio è da dimenticare. Pires. Leboeuf. Scatta in profondità Jurkef, vuole il pallone lui. In qualche modo è intervenuto l'Assisi con la schiena. L'Assisi è un buon giocatore, non ha dimostrato le sue qualità ancora nel campionato italiano, ma deve equilibrarsi un po', deve rimanere più tranquillo in campo. In alcuni casi ha dimostrato troppo nervosismo, ma ha doti tecniche e atletiche per poter far bene. Ferlat, Al-Muvallad, cross è basso, palla Baggio che svirgola un po', diventa quasi un passaggio per Baia, che forse ha guadagnato un calcio d'angolo. No, dice l'arbitro, e invece sì, dice guardaline. Allora l'arbitro cambia idea. Calcio d'angolo, recuperato il pallone Baia, Al-Muvallad, Baggio mette giù col destro, prova, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo. Vuole il gol Baggio. Se l'era preparata bene la palla, aveva stoppato il pallone molto vicino al corpo, ma devo dire che i giocatori francesi sono tutti in buona condizione, molto rapidi, reattivi, e sono andato ad opporsi uno della casacca blu. 25esimo, battuto corto l'angolo, Baggio rimane lì pronto al cross, ad uscire Ramé, Baia mette giù Zelias, filtra il pallone ma è imprendibile per i suoi compagni. Zelias, Pires, Vieira lascia scorrere il pallone, apre Jurkef, chiama in avanti Dugarry, Yosan Chol, Pablo Thiam, penetra lui, largo Muvallad, tocco per lui, Candela si oppone come può e parte una specie di cross che però va direttamente sul fondo. Ha pressato bene Candelà senza commettere fallo, senza toccare palla, anzi forse toccando palla, anche se non è molto convinto. Al-Muvallad, vediamo un po', perché l'arbitro ha dato calcio d'angolo, ma non c'era nessuna deviazione. No, assolutamente no. Però si riprende con il calcio d'angolo, 4-0 per la Francia. Il resto del mondo vuole almeno un gol. Yosan Chol in agguato, Al-Muvallad alla bandierina col suo sinistro a rientrare. Primo palo, provate a girare coreano, eccolo qua, ma non ha trovato la porta. È saltato bene anticipando Desailly che è sempre una roccia in fase difensiva, molto ruvido il giocatore del Chelsea, ma opportuno spesso e volentieri. Pires, Candela, un po' di stanchezza inevitabilmente, una serata comunque calda a Marsiglia. La preparazione per tutti non può essere ottimale, anche se, come detto, c'è qualcuno che ha già cominciato il proprio campionato, chi lo comincerà fra tre giorni. Anelka, è uscito l'Assisi, Leboeuf, cambia tutto, aspetta Dugarry. Zona tiro per lui, non trova la porta, Dugarry. Ha sfidato i fischi, ha sfidato anche il pubblico cercando un gol da lunga distanza, ha calciato bene ma non ha trovato la porta. Songo comunque era ben posizionato. Tornata a Bordeaux dopo le esperienze con Milan, Barcellona, Marsiglia, già ha realizzato due gol, anche se nell'ultima partita di sabato è stato anche espulso. Dugarry comunque in buone condizioni. Yosan Chol, Thiam, lascia sul posto Vieira, scatta Baggio in profondità, Thiam lo vede ma c'è Ramé in uscita. E d'altra parte in quella posizione Baggio non può brillare, non ha mai avuto le qualità per fare la prima punta in velocità contro i difensori del calibro di Desailly, di Blanc, di Leboeuf, per lui è difficile. Zidane, Jeremy intimorito lo aspetta, Pires cambia tutto, Candela, Anelka, Ferlat su di lui, fermato, Muvallad, Baia, perde completamente il controllo Muvallad, Leboeuf taglia tutto, Zidane accarezza il pallone, incredibile controllo, ma Songo
dice di no. Su quello stop ha dato il meglio, uno stop fantastico, poi non ha avuto la cattiveria per poter far gol, non ha calciato con quella determinazione, e a volte capita, a lui capita di frequente. Quello che dicevi prima, sembrava impossibile da addomesticare quel pallone. Baggio, zona tiro, preferisce l'1-2 con Jo Sancholle che va giù, e vedo che subito Baggio si dirige verso la lunetta. Qui rivediamo, vediamo un po' Zidane come ha controllato il pallone. Lo ha accarezzato, proprio è rimasto lì in posizione ideale per essere calciato, ha provato. Poi ha fatto un passaggio assurdo. Esce Lissarazu, entra Karembe, un altro doppio campione d'Europa come Anelka, Real Madrid e nazionale francese. Karembe, grandi applausi anche per lui, giocherà nel Middlesbrough. Intanto occhi puntati su Baggio, quasi mezz'ora Baggio. Se la regia non rimane troppo incantata da Zidane, magari potremo vedere anche la punizione di Baggio. Allora, quattro uomini in barriera, due a disturbare, preoccupato Ramé, rincorsa breve come suo solito. Due passi, Baggio prova, ha toccato Mouballad, si è trovato sulla traiettoria. Baggio l'ha un po' rimproverato, anche se il tiro non sembrava irresistibile. Ferlà, parte cross, Baggio in fuorigioco. Offside. Sì, alla prima volta c'era. Sì, questa volta era fuori gioco netto, Baggio era partito in anticipo, non si erano mossi i difensori centrali, quindi posizione irregolare. Diciamo che in precedenza Baggio doveva, secondo me, calciare dalla parte opposta, perché il tiro che ne è scaturito era troppo lento sul palo del portiere. Ancora un quarto d'ora, 4-0 per la Francia, tripletta di Trezeguet, gol di Pires. Karembe, campa anche lui. Leboeuf. Aveva detto massimo 5 cambi, Lemer mi sa che ha cambiato idea. Jo Sancholle, Thiam, Mouballad, riesce a tenere in capo il pallone, poi si esibisce in un numero circense, ma Karembe non ci sta, poi sbaglia anche lui, Baglia, numero, cerca il tiro da posizione impossibile, solo calcio d'angolo per lui, Baglia. E Baglia ha la rapidità per poter mettere in crisi la difesa francese. Qui vediamo un colpo di tacco, bello il suo lavoro, ma dopo ha perso palla perché Karembe ha occupato lo spazio e ha rubato il pallone. Eccolo qua, Baglia, intanto mucchio, c'è anche Ferrara che sale, cross messo fuori dal Leboeuf. Anelka riesce a deviare per Zidane, contropiede, 4 contro 1, Zidane perde l'attimo, posizione regolare, Anelka mette seduto Songo e segna. Tutto regolare per l'arbitro e Anelka, vedete, non accetta i fischi e vuole ammutolire il pubblico che invece poi lo applaude. Sì, facile, facile per lui. Zidane sembrava aver perso palla, qui ha avuto un controllo un po' troppo lungo. Poi Anelka era dietro il pallone, quindi non era fuori gioco. Insomma, più o meno. Al limite, poteva forse anche essere fuori gioco. Comunque un gol che dà morale sicuramente ad Anelka, fischi impietosi anche per lui qui al velodromo. E lui, ecco qua, al contrario di Dugarry che non ha fatto una piega, risponde così, Anelka. E d'altra parte, carattere non è facile, ha vissuto una stagione a dir poco movimentata a Madrid, era stato messo anche fuori rosa. Poi ha recuperato proprio nell'ultima parte della stagione grazie anche a Del Bosque. Baglia, va giù, calcio di rigore. Calcio di rigore, e chissà che non venga concesso a Baggio l'onore. Beh, penso proprio di sì. È il capitano, è il giocatore di riferimento e simbolo di questa squadra. Eccolo qua, Baggio può firmare la sua serata. Leboeuf ha scaraventato a terra senza troppi complimenti Baglia, che ha un po' esagerato, ma insomma... Fallo c'è, Baggio contro Ramé, rincorsa lunga stavolta, Baggio non sbaglia, 5-1 la firma di Baggio. D'altra parte la freddezza è sempre stata la sua grande dote davanti al portiere, anche questa volta non ha sbagliato, l'ha guardato, come Ramé si è mosso, ha spostato l'angolo di tiro. Una soddisfazione per Roberto Baggio, anche questo applauso del velodrome è tutto per lui. Era un po' la grande attrazione, certo non può essere al meglio Baggio,
ma nessuno può dimenticare i suoi 160 gol in Serie A, i suoi 27 gol in nazionale, insomma il fatto che a 33 anni sia ancora un grande campione. Quindi vediamo il gol di Anelka. Che aveva qualche dubbio, perché come ha fatto gol ha guardato subito il guardialine di destra. Senza di essere fuori gioco. Sì. Dicevo di Baggio, per quanto riguarda la sua situazione non ci sono novità, la novità del giorno, diciamo così, è che si è detto possibilista anche per un'ipotesi estera. Fino a un paio di giorni fa insisteva sull'Italia, sul futuro comunque italiano. È chiaro che è questa l'ipotesi che lui rincorre, quella che preferirebbe ancora, ma ha detto testualmente che se non dovesse naturalmente uscire fuori nulla di adeguato per lui, non escluderebbe più l'ipotesi di un trasferimento all'estero. Si parla di Inghilterra o Spagna in questo momento per lui. Zelias penetra, un varco per lui, va sul fondo, Zelias mette all'indietro e cercava Baggio, ha trovato Lebeuf. Troppo stretto il suo cross nel mezzo, Baggio era appostato bene, Lebeuf ha intercettato palla, Baggio era in posizione perfetta per poter battere la rete. Vieira con la sua progressione si dimentica il pallone però. 10 minuti ancora da giocare a Marsiglia, 5-1, molti gol, i numeri assolutamente straordinari di Zidane, azioni piacevoli, voglia di far festa, e adesso ancora il resto del mondo alla caccia di un altro gol con Yosan Chol, pallone imprendibile per lui. Ha messo a posto un po' la difesa Ciro Ferrara con l'Assisi e Verlat, ha dato compattezza al reparto difensivo, una retroguardia che nel primo tempo aveva lasciato a desiderare spesso. Sì, direi di sì. Baia cercava ancora Baggio, che era scattato nuovamente in profondità, qui forse c'era un fallo, comunque l'abbiamo lasciato seguire. Jorkaeff, Dugarry, incalliti i contestatori insistono. Jorkaeff attende Karem, poi Jorkaeff si propone dall'altra parte, Candelà cerca spazio, Candelà toccato, Yosan Chol, Dugarry prova a ripartire, mette giù Zelias. Si riparte, molto attivo Baia, il tocco è per lui, sta scattando ancora Baggio in avanti, Baia tiene palla, tende rinforzi, Jeremy si propone, eccolo, però il resto del mondo attacca con pochi uomini. Baia, di nuovo Baggio, ancora Baia, si intendono i due, l'apertura improvvisa, Al-Muvallad, un po' precipitoso. Scelta infelice per lui, avrebbe potuto dar palla all'indietro, Baggio era solo, a quel punto Baggio aveva due soluzioni, calciare verso la porta, dar palla nel mezzo a Yongsan Chol, che era anche appostato abbastanza bene. Al-Muvallad, Khalid Musad Al-Muvallad, 29 anni, Arabia Saudita, d'altra parte Blatter voleva rappresentanti di tutti i continenti. C'è sempre anche una logica geopolitica da rispettare in questa occasione. Anelka, Jorkaeff, Ferlat lo ferma, riparte il resto del mondo, Baggio scatta Baia, Baggio tiene palla, buona l'idea per Yosan Chol, Ramé spazza via, ha avuto paura Yosan Chol, era in vantaggio su Ramé ma si è fermato incredibilmente, avrebbe potuto andare in anticipo e probabilmente sarebbe anche capitato un altro rigore. Apertura verso Jeremy che salta altissimo, in controtempo Baggio forse non ha creduto troppo allo stacco di Jeremy, poi Anelka, poi si riparte da Jorkaeff, Dugarry, 7 minuti ancora da giocare, Zidane con il suo esterno, ancora Zidane sembra di là del clima amichevole della serata già in buone condizioni, Zidane, Baia, Yosan Chol, Corea del Sud ma gioca in Giappone, Yosan Chol di forza, Karembo raddoppio,
poi Pires. Dugarry, c'è un po' di stanchezza ovviamente in campo adesso. Zidane guizza via comunque, fermato poi. Zelias. Di nuovo Baggio. Si propone Yeo Sang-chol, Baggio. Azione personale, trova il coreano che però ha un controllo un po' approssimativo. Non alla Zidane, diciamo. No, no. In precedenza anche aveva perso un dribbling facile per lui, probabilmente è teso, un po' emozionato, perché io penso che non possa essere stanco dopo 25-30 minuti. Jurkef, ancora lui, Anelka, tanti protagonisti questa sera che rivedremo anche nella prossima stagione in Champions League sulle reti Mediaset, il programma di quest'anno, una partita in prima serata il martedì, la migliore fra le squadre straniere, la miglior partita fra le italiane il mercoledì, poi in seconda serata sia il martedì sia il mercoledì gli speciali Pressing Champions League con le sintesi di tutte le altre partite. Questo è il programma sulle reti Mediaset della Champions League 2000-2001. A questo proposito vi ricordo anche il grande appuntamento con Dinamo Zagabria Milan il prossimo martedì 22 agosto, incontro di ritorno del preliminare, molto delicato, molto importante ovviamente per il Milan. 5-1, 5 minuti ancora da giocare. Pires, Candelà, Zidane, c'è malinteso stavolta con Candelà che si era fermato. È un po' stanco adesso Zidane, che lui aveva iniziato la preparazione da non molto, ha fatto una gran partita fino ad ora, ma adesso è un po' stanco. Si è divertito molto, ha fatto divertire il pubblico. Candelà e Jeremy, duello aereo ma anche fallo di Candelà. Leboeuf in vantaggio. Pires. Riparte la Francia. Dugarry. Ciro Ferrara lo aspetta. Bayà. Tutto solo Bayà, c'è Baggio, temporeggia Yeo Sang-chol dall'altra parte lontano. Allora Zelias. Thiam. Incrociano Sang-chol e Baggio, Thiam però si allunga troppo il pallone. Dribbling largo, era appostato bene sulla destra Bayà che ha dimostrato buona proprietà tecnica ed anche un'ottima intraprendenza. Vieira. In profondità nel calo, la sua progressione, il tiro diventa quasi un passaggio per Jurkef. Sì, ha chiuso male la palla, nelle intenzioni c'era il tiro a rete. Sta toccando anche un po' la gamba, non ha guardato nel mezzo, non ha visto che nel mezzo c'era Jurkef, era un tiro in porta sbagliato e per un attimo, per un soffio, Jurkef poteva fare anche il sesto gol. Anelka che ha cominciato in pratica da titolare all'Europeo ma l'ha finito in panchina. Baggio chiede l'1-2 a Yeo Sang-chol che preferisce scambiare con Vieira. Zidane, sempre millimetrico, ha rimediato Ferrara, un'altra situazione scabrosa. D'altra parte Ciro sta bene, ha recuperato un'ottima condizione anche se ha iniziato la preparazione da poco e in questo secondo tempo l'ha dimostrato. Largo Jeremy, si propone, il lancio è per lui, è buono. Mezzo Baggio, Jeremy prova l'aggiramento di Candelà senza fortuna, avrebbe voluto una punizione che l'arbitro non ha concesso. La panchina francese scherza Harry, non tutti sono entrati in campo, per esempio Thuram, per esempio Will Thor, che praticamente non ha ancora ricominciato la preparazione come vi dicevo. Lama. Per loro dovrebbe esserci spazio poi nell'altra festa, quella del 2 settembre contro l'Inghilterra. Due minuti ancora da giocare, vediamo se il resto del mondo riesce ad avvicinarsi un po'. Baggio si propone, Bayà lo ignora completamente. Pablo Thiam. Mouvallad.
si sa mai cosa viene fuori da Mouvallad. E poi Baggio. Baggio cerca il tiro, ma Leboeuf si oppone. Baggio rincorre il pallone, lo mette giù. Ferlat, Mouvallad penetra, vince due rimpalli, Mouvallad mette in mezzo e guadagna calcio d'angolo con la sua intraprendenza. È opportuno Candelà, che ha deviato la palla in calcio d'angolo. Candelà sta dimostrando un'ottima condizione, è fra i pochi a rimanere in campo per 90 minuti, ha corso molto e dimostra di essere già a buon punto. Vi ricordo sabato, altro appuntamento, calcio d'estate, reti Mediaset su Rete 4, Juve Rayo Vallecano. Mouvallad, cross ad uscire, Ramé, buona scelta di tempo. Zelias va giù, calcio di punizione dal limite, altra possibilità per Baggio. Quello precedente era più distante, quindi la forza doveva darla Baggio, qui invece è quasi tutta abilità, quasi tutta tecnica, perché è vicinissimo. Colpo da biliardo ci vuole, vediamo un po' come dispone la barriera Ulrich Ramé, portiere del Bordeaux. Vuole quattro uomini, poi si aggiunge anche Leboeuf. Ramé, c'è anche Al-Mouvallad che potrebbe provare col suo sinistro, ma non credo che Baggio gli lascerà questa occasione. Infatti si allontana Mouvallad rapidamente. Baggio è basso. Due minuti di recupero. Parte cross, Ramé. Ecco qua. Scoccato il 45esimo. Parte Pires. In mezzo nel K, Zidane, in campo fino all'ultimo. Pires era un po' festeggiato speciale dai tifosi del Marsiglia, Zidane, come vedete, essendo nato non lontano dal Velodrome. Vieira, ecco qua, Zidane ancora, tacco, Vieira, ancora una fiammata proprio in recupero. Pires prova il tiro, non gira abbastanza il pallone. Bella l'idea, ha cacciato anche bene Pires, ma è da apprezzare Zidane che fa sempre la cosa giusta. Non fine a se stessa. Non fine a se stessa, l'idea è sempre giusta, qualche volta può anche sbagliare il pallone, anche se in effetti lo sbaglia pochissimo, ma le idee sono sempre quelle giuste. Beh, intanto lo ringraziamo in anticipo a nome di tutto il pubblico per aver illuminato questa serata, per aver divertito tutti, compresi noi. E intanto Zelias. Pietro pallone, Baggio fuori gioco, ancora ha qualcosa da dire a Guardalini e Baggio. Sì, almeno 5-6 volte è stato pescato in fuorigioco, un paio di volte dubbio. Sì, anche questa secondo me è dubbio. Intanto è uscito bene Ferrara. Ultima possibilità, Leboeuf però intercetta un lancio di Yossan Chol, sbagliato, non ha avuto molti compagni con cui dialogare Baggio all'altezza della situazione lì davanti. Vieira. Tempo regolamentare compreso il recupero sta scadendo su questo lancio di Jorquet. E si sono alzati bene questa volta, devo dire che nella seconda parte la difesa del resto del mondo è stata positiva, organizzata, si è mossa bene. Fischio finale, finisce qui la festa di Marsiglia, la Francia ha vinto 5-1, Zidane re della serata ma anche Trezeguet con la sua tripletta. Linea alla regia, torniamo subito per la chiusura, tra poco. Como las estrellas brillando en el cielo, eres la luz que nunca apagará, el fuego sagrado y amor tan humilde. Freixenet, auténtica emoción. Oh, esta sera, ristorante. ¿Ma chi le ha toccate? Beauty Center. Questa è mia moglie. Che benessere, papi. Tatuaggi, non sarà mica Paola. Ciao, papi. Paolo. Non è che nuotiamo su pagine utili, papi. Navighiamo, nonno. Nuove pagine utili, complete, su fondo bianco e in più le mappe delle grandi città, tutto in un solo volume. Pagine utili, utili per un verso, più utili per l'altro. Papi. Nate per addolcire.
riempirti la vita. Tenerezza Mulino Bianco. Mangia sano e vivi meglio. Ultimo collegamento, rivediamo qualche immagine di questa gran serata di festa. La Francia ha vinto 5-1, tripletta di Trezeguet, poi Pires, poi Anelka, poi Baggio su calcio di rigore, una sfida abbastanza squilibrata perché la Francia c'era tutta, ha fatto sul serio per buona parte della partita, il resto del mondo forse non era all'altezza. Comunque, grande spettacolo, se volessimo dare i voti, Aldo, 10 pieno a Zidane. 10 a Zidane, devo dire un 9 ad Henry e 9 anche alla lucida freddezza di Trezeguet che sfrutta il gran lavoro degli altri. Una squadra forse non giovanissima, almeno per esempio a giudicare dai difensori, con ancora un grande futuro secondo te? Finché la Francia avrà un Zidane così, ma anche sta crescendo Henry, sta crescendo molto anche Vieira a metà campo, quindi i ricambi stanno arrivando. Due parole naturalmente su Baggio, che non poteva essere al meglio della condizione ma che ha voluto rimanere in campo fino all'ultimo, fino al 90esimo, anche se non al meglio della condizione, se non altro con grande orgoglio. Orgoglio e soprattutto con la sua tecnica, abbiamo visto che i piedi sono sempre quelli, naturalmente non è al top della condizione, in attacco non ha avuto nessuno che lo ha aiutato questa sera ed ha giocato da prima punta in un ruolo non suo. Sono convinto che Baggio può far bene ancora perché ha i piedi e soprattutto è motivato, ha voglia di continuare. E lo ha dimostrato questa sera, è giusto anche che la firma dell'unico gol del resto del mondo sia stata la sua.